Sì, allora, diciamo che è stata una settimana intensa. Ci abbiamo avuto tre partite ricche di soddisfazioni, però intensa. Riduci dopo la partita di Venezia e quella Guernica in Coppa, è chiaro avevamo bisogno soprattutto di recuperare energie e soprattutto di mantenere quella fame, no? Che ci ha permesso di ottenere quei bei due risultati. Perciò abbiamo affrontato questa partita sicuramente con la voglia, tutte consapevoli che bisogna stare sempre concentrate, un po' sicuramente ci è mancata un po' quella determinazione, fame all'inizio, anche perché in attacco le cose venivano facili e in difesa siamo state un po' disattente. Devo dire che poi le cose le abbiamo messe a posto e questa è una bella vittoria di nuovo che ci deve dare consapevolezza che stiamo crescendo. Niente, adesso non so se è meglio o peggio, ma sicuramente questa pausa servirà un po' per ricaricare le pile e è chiaro che poi noi abbiamo due ragazze impegnate con la nazionale, perciò sicuramente non si fermeranno, però al ritorno dobbiamo ritrovarci qui con la stessa fame e voglia di crescere, di ottenere risultati. La prossima partita avremo Ragusa che sarà un test molto importante. Grazie coach, ci sono domande? Prego. Dopo tre vittorie importanti, con che testa si va in Coppa? Una partita importante. No, ripeto, con la consapevolezza che oggi, dico sempre con la massima umiltà, con i piedi per terra, ma oggi abbiamo dimostrato, oggi nel senso in questo momento qua, che ce la possiamo giocare. Perciò sicuramente dico, sono curioso e non vedo l'ora di ritrovare magari Carolò che ci ha strapazzato l'andata e che potrebbe essere anche un po' uno spareggio perché comunque sono a 2 punti come noi e noi abbiamo necessità sicuramente di vincerne tutte e tre per passare il turno. Di mezzo appunto c'è questa pausa che non ci permette magari di ancora di lavorare tutte insieme perché tra le nazionali e le americane che comunque sono arrivate prima del previsto e adesso ritornano a casa per una breve pausa perché loro praticamente non si sono mai fermate, riprenderemo di nuovo la settimana del campionato. Però, ripeto, qualcosa si vede che questa squadra sta crescendo e perciò in Coppa sicuramente siamo determinate a giocarcela fino in fondo. Mi facevano notare che l'Atalanta del calcio l'anno scorso ha iniziato in Champions League con 3 sconfitte e poi ha passato il turno, perciò possiamo farlo anche noi. È chiaro che un passo per volta perché in questo momento qui c'è ancora da inserire chiaramente bene Brianna Turner che comunque ha già fatto vedere il suo potenziale e pensiamo e speriamo vivamente che Sabrina da dopo la pausa Cinili sia con noi. Altre domande? Infatti volevamo sapere intanto appunto di Cinili se Franco Ragusa poteva essere dei vostri, visto che intanto guardando anche i social della Virtus si vede che ne abbiamo sempre più in palestra, però si è già detto. Sì, no, allora Sabrina sta facendo grandissimi miglioramenti, ha forzato molto le sessioni di allenamento, anche dal punto di vista condizionamento, perciò diciamo che ci siamo, deve solamente iniziare a giocare col contatto. Nella scorsa settimana, insomma, in quei pochi allenamenti, anche ieri ha lavorato con la squadra, ma solamente a secco, senza contatto. E la prossima settimana comunque faremo degli allenamenti non al completo, ma dove lei comunque sarà impegnata anche in situazioni di difensive e vediamo un po' come reagisce, ma siamo sicuramente ottimisti nel pensare che la prossima partita in casa ci sia anche lei. Un'altra domanda sul fatto anche della pausa che soprattutto dopo una vittoria importante per un'altra squadra che comunque fa le coppe europee dove tutta la squadra mette a referto almeno un punto, tutte le giocatrici, soprattutto rispetto alle medie assist si era doppiato dai 15 assist di media ai 30 oggi, girate anche molto bene la palla.
Ah, sai, poi quando abbiamo incanalato la partita nel modo giusto le cose sono state più semplici, però credo che le cose migliori le abbiamo, anche se nel primo tempo abbiamo segnato 50 punti, ma non ero contento per i 41 subiti. Credo che le cose migliori poi le abbiamo fatte nel secondo tempo, quando abbiamo alzato l'intensità difensiva, abbiamo anche giocato con più facilità in attacco, anche con contropiedi. Perciò tutto partirà da lì, sempre dalla determinazione, dalla fame che potremmo avere nelle partite anche un po' più toste, partendo dalla nostra metà campo. E quello che dicevo, più giochiamo insieme e più comunque ci sono delle giocatrici di valore dove chiaramente possiamo trovarci un po' meglio, no? Anche eseguire meglio i giochi, e perciò le cose sicuramente possono venire sicuramente più facili. È logico che oggi, come dicevo, quando la partita poi ha preso un certo andamento, no? Le cose poi ti vengono sicuramente più facili, anche loro poi che sono state molto brave nel primo tempo, nel secondo tempo hanno un po' subito, ruotando anche un po' meno giocatrici, forse hanno subito un po' di stanchezza. Allora noi però siamo stati bravi comunque, come hai detto tu, a girare bene la palla.